fondamentalmente tutta la colonna sul nostro paziente. Abbiamo individuato con il movimento la vertebra che si muove, quindi facendo sollevare il collo e ruotare leggermente, individuare l'ultima vertebra cervicale e la prima toracica. Ok, dopodiché siamo scesi fino ad individuare grosso modo a livello del passaggio della scapola, livello di T8, al passaggio dove i processi da rotondi diventano, diciamo, longitudinali, più rettangolari, abbiamo la colonna lombare. Il sacro si può risalire per sentire poi il passaggio proprio lombo-sacrale. Le spine iliache postero-superiori sono due protuberanze che si palpano con i pollici. A metà strada tra questo forame e, diciamo, la linea centrale si trova di solito il secondo forame sacrale. Il terzo e il quarto si trovano rispettivamente più in basso, il quarto a livello della piega interglutea e il primo più sopra. Questo è, diciamo, la nostra guida per localizzare i punti di Dumai. Quindi cosa dobbiamo trovare? Di fondamentale, questo è il processo di, abbiamo detto L4, questo è il processo di L3, sotto il processo di L2 troviamo un punto molto importante, ovvero Dumai o vaso governatore 4. Questo viene chiamato anche Minmen, porta del destino, è il punto che abbiamo visto di maggiore tonificazione per quanto riguarda il rene, la loggia del rene e lo yang in generale. Per quanto riguarda il tratto dorsale, cosa dobbiamo ricordarci? Vi ricordate, l'ottava vertebra è quella un pochettino sfortunata perché non ci sono. Di sicuro sotto la nona troviamo un punto molto importante che è vaso governatore 8, e che è connesso con il fegato. Come questo, diciamo, questa linea si connette con il rene, così questa linea, tutta la linea di punti sia di Dumai che poi di vaso governatore che si trova a livello della nona, si collega con il fegato. Sotto l'undicesima, vi ricordate, troviamo i vari collegamenti invece con la milza. Quindi altro punto di Dumai molto importante perché collegato con il sistema della milza.